Salve a tutti ragazzi e bentornati a Max Shosha. E oggi tutti insieme iniziamo Resident Evil 2, il remake del gioco originale uscito nel 1998. Preparatevi perché questo è veramente un giocone. E ragazzi, mi raccomando, superiamo i 30.000 mi piace e vi metto oggi pomeriggio subito una nuova puntata. Ma soprattutto condividete il video agli amici, fategli sapere che abbiamo iniziato, perché questa sarà una vera avventura. Sono ancora un po' indeciso su come portarvelo, perché essendo un gioco horror, anche se c'è molta avventura, vorrei portarvelo con la cam. Quindi questo primo episodio sarà con la cam. Però in alto ragazzi vi ho lasciato un sondaggio e votate se lo volete in questo nuovo stile, che sarà un po' diverso rispetto alle solite serie che facciamo, o se lo volete in vecchio stile, quindi senza cam. Votate in alto. Immagino che le prime due puntate saranno così. Adesso mi andrò a sistemare. Ragazzi, fidatevi, perché secondo me questo sarà uno dei giochi migliori di tutto l'anno. Scegli una storia. Possiamo giocare nei panni di Leon o di Claire. Ovviamente ragazzi, saranno due storie diverse che si intrecceranno. Ragazzi, noi iniziamo con Leon. Raccoon City, una città industriale nel cuore degli Stati Uniti, che Leon Kennedy si appresta a proteggere e servire, perché infatti è il suo primo giorno di lavoro. Guardate che succede. Senti, dico sul serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Ok, beh, lo scorso venerdì sera stavo tornando a casa dal bar e una tizia inizia ad avvicinarsi. Barcollava, capisci? All'inizio pensavo fosse ubriaca. Oh, ehi, hey, ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Sembrava un cadavere. Un cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie. Non avevo mai visto niente del genere. Da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello, rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli, ti affondano i denti nella carne. Avanti, sul più bello. Devo riposare. Oh, merda! No. Cosa faccio? E adesso cosa faccio? Oh cavolo ragazzi! Questa intro ci fa capire che cosa stiamo andando a fare. Ecco Leon, che vi ricordo appunto è il suo primo giorno a Raccoon City. Sta raggiungendo la centrale di polizia. È una bella giornatina. E poi è indistruttibile quella donna. Gli è passata addosso con il camion e è rimasta integra. Non c'è nessuno? Che strano. Eh? Tu dici che è strano, eh? Se fosse stato per me, ragazzi, io sarei risalito in macchina e me ne sarei andato via, lontanissimo. Cioè, una macchina di polizia aperta, tutto sangue a terra, non c'è nessuno, nebbia. Io me ne andrei, fossi in voi. Però dai, ragazzi, andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro. Ehi là, c'è nessuno? C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, eh? Dici? Dici, eh? A meno che non c'è qualcuno che... Gratta e vinci. Gli potremmo rubare dei gratta e vinci e andarcene, ma...
Sento dei rumori, ragazzi, sentite? Qualcuno che lotta. Oh, police. Sta bene? Sì, guarda come sta. Tenga duro. Torno subito. Sì. Ce ne ritrovi tre. Forza, ragazzi, qua c'è... sta succedendo qualcosa. E sta fermo. Ma gente, che succede? Stia indietro, non si avvicini. Oh cavolo. Mi sa che sta serie. O sparo. Sparo sì, ragazzi. Fermo sparo. Nell'occhio gliel'ho messo. Ragazzi, mi sa che questa serie sarà un po' bollino giallo, Mi sa che la faccio proprio just for fun. Sto per monetizzare. Oh, non cade. Dai. Mi sa che monetizzo domani. Porca miseria. E qua siamo in periferia, ragazzi. È qua? E qua? Pensa, ragazzi, che i bollini gialli qua. Oh, volano, chiave. Benissimo. Vabbè, apri l'inventario, lo apriamo. Sappiamo un po' di cose, ragazzi, perché abbiamo giocato la demo. Certo che poi... Impossibile. Non può essere. No, io me ne vado, ragazzi. È inutile che gli sparo, tanto questi ritornano. No, devo ripassare dall'altra parte, ecco. Lo devo buttare giù. No. Non cominciamo a sprecare i proiettili. Sei Michael Jackson, no? Dai. Ciao. Fai con la manina, ciao. Noi ce ne andiamo, ragazzi. Che poi sto poliziotto stava provando ad arrestarlo. Ma che problemi c'hai? Io non lo vedi. Provo a uscire da qui. Hai bisogno di usare un oggetto, sì. Forza, ragazzi, andiamocene via da qua. Porca, questo da dove è uscito? Toccava tutto il giro, mi sa. No, pure il poliziotto. Sto in trappola. No, non mi prendere, non mi prendere. Ah, no. Eh sì, la doppietta. Bravo, bravo, Leon. Immortali. Forza, ragazzi, andiamocene via da qua. Ce ne sono troppi. Oddio. Ecco, ecco Claire. Stai bene? Sì, penso di sì. Grazie. Ringraziami dopo. Una volta salvi. Porca troia. Azzarola, quello ha perso il naso. Ha giocato al naso nasino. Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire. Claire Redfield. Vivi qui? No. Cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. Vedete? Raccoon City, la città casa della Umbrella, che è questa organizzazione che segretamente sviluppa armi biologiche. Ragazzi, io direi che come intro è veramente molto interessante. Mi ricordo quando giocavo da bambino che aveva una intro figa ai tempi e che ci spaventava tantissimo, avevamo 8-10 anni. Così era fantastica. Quindi non vedo l'ora di scoprire come andrà avanti. Voi, ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti piace e votate nel sondaggio per capire un po' come giocarlo, se con la facecam o no. Intanto saltiamo. Attenzione a tutti i cittadini. A causa dell'epidemia in corso, vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Raccoon City. Cibo e medicinali verranno distribuiti a chiunque ne abbia bisogno. Oh mio Dio, non posso crederci. La centrale di polizia è vicina.
Ci diranno qualcosa. Sì, ma se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti... Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Cheat. Dovremmo camminare da qui. Meglio correre. Sì, buona idea. Ho visto, santo. Leon, torniamo indietro. Ma che... Porca... Questo ce l'ha per vizio, eh. Leon, esci. Esci ora. Oh, stregheta. Io scenderei. Assurdo, eh? Io me ne andrei, ragazzi. Scapperei il più lontano possibile. Inutile metterci qui a sparare. Avete visto quanti sono? Me ne vado di qua. Vabbè, ragazzi, dai, ci siamo divisi. Penso che da adesso in poi, insomma, si dividono le strade anche. Tutti si sono trasformati tutti. Sì, anche per quanto riguarda la storia. Sto andando un po' a caso, eh. Non so dove vado. Finalmente, la centrale. Ecco la centrale di polizia. A quanto pare, ragazzi, qui ci si sono rifugiati tutti i cittadini che stanno ancora bene, che hanno bisogno d'aiuto. Guardate come escono da tutti i posti. Io non mi fermo, cerco di evitarli. Guardali. Sono sbrigato. Anzi, che siamo stati fortunati a trovare il cancello aperto. La centrale di polizia. È qui che si svolge per lo più la prima parte di Resident Evil 2, questo me lo ricordo. Dovevamo entrarci in maniera un po' diversa, visto che comunque è il nostro luogo di lavoro. Eccola qua. Ah, è da qui che inizia la demo. Ehi là! Ora... Non c'è nessuno? Eh no. E vediamo un po' com'è la situazione qui alla centrale. Ci deve essere qualcuno. Oh merda. David, Marvin, ci siete? C'è una via d'uscita, è scritto qui. Sì, ma sparagli. Mandate rinforzi, corridoio est. Ok. Devo trovarlo. Sì. Sai come lo ritrovi quello lì? Cercherò di essere un po' più veloce in questa prima parte, visto che l'abbiamo già giocata anche nella demo. Però, ragazzi, sarò assolutamente completista, perché questo gioco vive di momenti in cui bisogna fare anche molto backtracking, cioè andare in alcuni posti, ritornarci per sbloccare nuove cose. Ecco, questo qui lo farò anche perché qualche segretuccio l'ho già scoperto durante la demo. Anche se penso che sarà un po' diverso, eh. Guardate dove ci stiamo inoltrando.
Ok, ci siamo. Dobbiamo arrivare in quella parte lì, alla guardiola. Oltre che a mostrare la tua posizione attuale e le varie aree di gioco, la mappa ci mostra anche gli oggetti che hai trovato ma che non abbiamo raccolto. Questo è importante, eh? Tipo qui c'è una scatola di fusibili, ci servirebbe il fusibile che non abbiamo, giustamente. Porte chiuse. Ora cerchiamo, ragazzi, di essere molto attenti e guardinghi, perché abbiamo capito che c'è gente, e c'è gente che è rimasta a questo punto intrappolata qui nella stazione di polizia. Perché, cioè, signori, c'è venuta anche tutte le persone in difficoltà, ma se ci sono gli zombie sono stati quindi contagiati. Questa era la sala conferenze. Insomma, ragazzi, dobbiamo stare attenti. Non solo personale della polizia, ma anche civili. Tra l'altro, ragazzi, avete visto Claire? Vi ho detto che sta cercando suo fratello, che è un poliziotto. Infatti il fratello è Chris, che è il protagonista, insieme a Jill Valentine, del primo Resident Evil. Ora, io credo che... anzi, ve lo posso dire tranquillamente, che non avete molto... Oh, siamo nei bagni? Ah sì, qua mi ricordo che c'era un... Esatto. Potete godervi questo gioco anche se non sapete, non conoscete il primo Resident Evil. Tranquillamente. Sappiate solamente, appunto, che c'è questa Umbrella che sviluppa virus e armi biologiche. Vi prego! Sì, sì, arrivo. Aprite questa cazzo di casa! Arrivo! Ti faccio uscire! Aiutami! Ti prego! Dammi la mano! Ti ho preso! Dammi anche l'altra! Resiste! Beh, almeno ci ha dato il taccuino. Il taccuino della gente, come potete vedere, ragazzi, ci dà una via d'uscita, way out, dal parcheggio. Però per arrivare lì giù dobbiamo mettere 3 medaglioni all'interno di quella statua. E questi sono degli enigmi che scopriremo più avanti, insomma. Ok, ci siamo. Non mi freghi, Dai, che ti aspetto. Polizia, mani in alto. E polizia, vieni qui. Guardi e ladri, ragazzi, questa sarebbe una cosa illegalissima, sparare a un poliziotto. Resistenza... Porca zozza, questo non me lo ricordavo. Ma rimani a terra. Mamma mia, l'ho fatto saltare. Assomigliava tantissimo al vecchio di Resident Evil 4. Senti, era il bagno, c'è la conferenza. Crescoli, sono ovunque. Sono così... Pensate, ragazzi, come si sarà diffuso il virus qua dentro. Questi saranno stati dei civili in difficoltà, oppure dei criminali. Quella sarà stata sicuramente arrestata per eccesso di bruttezza. Porca miseria, ci stavo entrando. Questo mangia ciambelle. Non devo sprecare colpi così, ragazzi. No, ho finito i colpi. Qua che c'è? Dimmi che ci stanno dei colpi. Sì, ci sono. Ricarica. C'è pure questo, ragazzi. Questo è ottimo per chiudere le finestre. È importante perché questi zombie si rialzano, e in realtà non è che li uccidiamo definitivamente, si potrebbero rialzare in continuazione. Tipo qua. Metto subito una bella asse di legno, così sono sicuro che nessuno rientra, vai. Porca miseria, vabbè, lo lascio in vita, ragazzi. Scappiamo. Questo, ragazzi, se lo facciamo in live ci divertiamo un sacco, come vi avevo detto anche nella demo. Perché faremo un po' avanti e indietro, Forza! Porca troia! Attento! Ce l'ho! Sei al sicuro? Per ora. Grazie. Marvin Bran. Leon Kennedy. C'era un altro agente, io non... Alzati. Mm.
Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Qualcuno sa com'è iniziato? Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, Leon, il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò qui. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora, prendi questo. Non posso prendere. Zitto! E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi, o scappi. Chiaro? Sì, signore. Coltello da combattimento ci sarà molto molto utile, soprattutto ragazzi quando ce l'avremo faccia a faccia, saremo faccia a faccia con un nemico come quando eravamo lì nel bar. Ecco, qui c'è la statua dove dobbiamo mettere i 3 medaglioni. Tra l'altro guardate una cosa che cambia, se vi ricordate la demo, ci sono degli enigmi diversi. Guardate come si prendono i medaglioni, eh. Allora, questo è il leone, si consulta i documenti, andiamo a vedere qual era... In realtà è semplice, se... Vedete, il leone, c'è cioè leone, che era ramoscello d'olivo e aquila. Ok, leone, ramoscello d'olivo e aquila. Quindi, andiamo qua, leone, ramoscello e aquila. Tac. Vabbè, questo era facilissimo, gli altri li dobbiamo trovare, sinceramente, e nella demo non mi ricordo di averli trovati, perché durava solamente 30 minuti e si bloccava quando praticamente il tenente qua ci richiama e ci dice, oh, vieni un po'. E la finisce, ragazzi, indipendentemente se avete finito o no. Quindi Elliot aveva ragione. C'era già ragione, sì. Ma il passaggio non è ancora aperto. Ok, quindi ragazzi, adesso inizia veramente il gioco. È una cosa che dico solitamente quando iniziamo le serie, no? Inizia ufficialmente la nostra avventura. Adesso inizia, perché stiamo andando da una parte inesplorata. È così che immaginavo il primo gioco. Pensa, se questo è il primo giorno, immaginate il secondo giorno che può succedere. Vabbè, ma non è colpa tua, Leon. E abbiamo pochissime munizioni, l'ho sprecato un sacco. Guarda qua il sangue. Bene. Questa sembra molto, molto più pericolosa come zona, eh? Lo sapevo, si è aperto. Però occhio, ragazzi, che ci potrebbero spuntare da un momento all'altro, eh? No. Ah, guarda qua, questa è la stanza di Marvin. Oggetti confiscati, il deposito. Molto bene. Guardate qua, ragazzi, dei segni di artigli. Stiamo molto attenti. Qua è aperto. Ci servirebbe qualcosa per chiuderlo. Siamo molto... Yeah! Questa entra 100%. Come non detto. Aspettate, ragazzi, forse è meglio buttarla a terra. È vero che tanto si riprende, però almeno fermarla che non ci insegue, cercando sempre di limitarci i colpi. Ecco, mettete la seduta, bella, tranquilla. Oh, vedete, nella demo qui c'era il tesserino per prendere il fucile. Ecco, già questa è una cosa che cambia. Quindi dobbiamo stare molto più guardinghi. Stiamo convertendo la centrale in un rifugio temporaneo a causa delle violenze in città. Oggi non so parlare, eh. Questa me la prendo subitissimo, ragazzi. Mappa della centrale. Oh, vedete quante zone, lo sportello informazioni, abbiamo lasciato pure una pianta verde. Ce la dobbiamo prendere se vogliamo vivere. Le piante sono importantissime. Ok. Ecco il classico mangia ciambelle. Chiaramente, ragazzi, giocandolo così è un modo diverso rispetto a
al solito di fare serie, no? Come vi ho detto, ci saranno sicuramente più tagli, perché a volte bisogna fare molto backtracking. Avete visto quante cose poi dobbiamo tornare a prendere, no? Qui abbiamo bisogno della chiave, dobbiamo trovare la chiave, tornare e tutto il resto. Tanto qui c'è il deposito delle armi, ecco. Non ce l'ho, quindi è inutile andare lì giù a prendere il coso. Però ci possiamo prendere queste cose, almeno quelle possibili. Tipo la 106, la 109 e questi no, perché mancano i tastini, vero? Sì. Quindi 106 ce lo prendiamo. Mancano i tasti 2 e 3, che erano quelli più utili, e 109. Poi quando scopriremo dov'è il posto della tessera, ci prenderemo anche il fucile, no? Che vi ricordo nella demo era lì in fondo. Però la trovavamo subito. Sembra che al tastierino del terminale degli ammaledetti manchino dei tasti. Ce ne siamo accorti, purtroppo. Uno è un bel rullino. Grazie. C'è una mano sola. Come pretendi di aprire lo sportello? Lo sportello, vabbè, la porta. Vai, vai, che sta quasi per terra. E dai, sembra tipo lì. Ha chiamato l'amico. Ma questo è quello di prima, ragazzi, che non è... Gli è saltato la testa. Bravo, sei un uomo di cuore. Ah, la camera oscura, giusto. A sviluppare il rullino. Questi entrano in alto perciò. Aspetta, aspetta. Me lo ricordavo questa, me la ricordavo. Allora, intanto chiudiamola in modo tale che non rientra. Prima questa non rompe le scatole. Ci dobbiamo un po' barricare, ragazzi, è importante. Camera oscura. Benefici medici delle piante. Conosco già, ragazzi. Piante verdi, blu e rosse. Le piante blu sono sempre usate per curare l'avvelenamento. Ora però, vai, usa. Fotoricordo. C'è una statua con un libro e lo scettro. Non salire le scale. Andiamo qui sopra, ragazzi. Andiamo su. Attenzione. Ah, vedete che strilli e rutti. Che poi in teoria, ragazzi, essendo questi morsi, dovrebbero trasformarsi prima o poi. Sono un po' troppo veloce per i gusti miei. Bacetto sul collo. Vabbè, allora se non vuoi morire, dimmelo subito, no? Ah, qui non ci possiamo andare. Mannaggia la miseria, lo sapevo. Lo sapevo, è successo nella demo. Perché non doveva succedere pure nel gioco? Sono stupido. Allora, qui abbiamo bisogno di cose che non conosciamo ancora. Cassetta di sicurezza portatile. Ma dov'è questo qua? Allora, esaminare gli oggetti. Ok. Possiamo esaminarli, ragazzi, per scoprire qualcosa in più. Vediamo un po'. Ah, ok. Scusate, voi vedrete io questo tipo. Questo? No! Scusate, raga, sono stupido, me lo devo disegnare perché sennò. Questa è vecchia scuola, vecchia maniera, 5, 6, 7 e 8. Vaffancina, ragazzi, proprio vecchia maniera, eh. Io e la memoria non andiamo proprio d'accordo. Che c'è? Un tastierino di ricambio. Vabbè, ragazzi, questi pezzi li taglio. Tanto ci sta solo da... Cammo la osca, chi è che ha rotto? Ah no, l'ho solo rotto. Ah, qua non c'ero andato prima, aspetta. No, aspetta. Non volevo andare qui, ragazzi. Vabbè, ci sono andato però. Questo senza ambrare. Scusate, ragazzi, lo devo far fuori perché mi devo riprendere. Vabbè, mortale, eh? Mi devo riprendere il mio coltellino. No, io volevo andare qua. Però a sto punto ci andiamo lì. Allora, abbiamo preso un tastierino. Lo metto al 2 o al 3, vediamo un po'. Che c'hai? Che mi regali? Eh no, mi sa che me lo sceglieva lui. 102. Grazie. Prendiamo la polvere da sparo che... Allora, non è possibile. Sei immortale. Me lo dici? Mamma mia. Però ragazzi, qua non ci siamo andati. All'ufficio ovest. Guardate. Ah, qui c'era scritto Welcome Leon. Che figata. Ah, polvere da sparo. Me lo ricordavo. Stai calmo, zio. Ma che stavi a dormire? Cioè, come ci sei rimasto?
Poliziotto dormiente. Benvenuto, Leon. Grazie. Leon, eccoti un caso molto speciale come primo incarico. Ah, quindi questi erano i miei colleghi che mi hanno scritto. La tua missione è accedere alla scrivania utilizzando le iniziali dei nostri nomi. Inserisci nell'ordine delle nostre postazioni. Ci sono due serrature su ciascun lato della scrivania. Riuscirai ad aprirle? Ma l'avevi già capito, vero? A proposito, potresti trovare qualche difficoltà nel convincere Scott a darti una risposta. Tenente Branagh. C'è scritto qualcosa tra le macchie di sangue. Sono felice che tu non sia venuto, recluta. Peccato che sono venuto. Allora, i nomi? Come li vedo i nomi? C'è il lì! David Ford, iniziali. Che c'è qua? Rapporto sull'operazione. L'agente Phillips. Allora, Phillips. Elliot Edward. Ah, grazie, ho trovato qua il nome. Allora, Philip, Elliot Edward e... boh. Quindi, qua non c'era il nome, ma ce l'abbiamo capito. Allora, nomi però? Quindi David? Provo, ci provo. Non c'è la D però qua. Ah, al contrario forse. David, Elliot che sta in mezzo. E poi la terza va a caso, ragazzi. Ah, bene. Buono. Qua invece chi ci abbiamo? Ah, no, eccolo. Marvin. Rita. E non lo sappiamo. Quindi andremo... com'è? Così, Marvin, Rita. E il resto a caso? Ah, trovato. Nice. Ragazzi, sempre andare a caso. Olè! Caricatore maggiorato della Matilda. Che la Matilda è questa? E sghere! Dai, famoso cozze amare, ragazzi. Dunque, siamo tornati di sopra. Oh, pauroso. Allora, chiave. Ah, eccola la chiave che ci serve. Tornate indietro. Urca beva. Avete visto? Cos'è stato? L'avete visto? Senti i rumori. Quello, ragazzi, dovrebbe essere un leaker. Tipo una forma mutata. Non so se è una forma mutata di un cane. Però è veramente un qualcosa di brutto da vedere. Io mi farei i cavoli miei e me ne andrei, però. Mai. Urca beva. Brutto maledetto maiale. Quanto sei brutto. Che ci fa. Come ci sei finito lì? Come ci è finito lì? Cioè, nei condotti della reazione. E invece qua? Del C4. No! Qua ragazzi ci dobbiamo andare assolutamente perché vedete? Credo che sia la donna e il medaglione che ci serve. Porca bestia. Bello questo il borzello. Nel mio borzello. Ci starebbe anche un ferro. Note di uno sconosciuto. Fanculo quegli stronzi dell'amministrazione. Mi hanno buttato fuori dopo tutto quello che ho fatto per loro. E va bene, vorrà dire che mi divertirò un po' prima di dare. Prima che tutto vada a puttane. Li ho rinchiusi in una stanza. Ho sbarrato la porta e piazzato del C4. Sì, C4. Quatto come gatto. Mi basta solo farlo detonare. Vabbè, ragazzi, dobbiamo trovare un modo. Leon, sono Marvin. Vieni qui appena puoi. Stai bene, Marvin? Ho qualcosa da mostrarti. È importante. Ricevuto, arrivo subito. E sì, praticamente qua, ragazzi, finiva la nostra prova. Allora, se noi adesso andiamo qua, cadiamo. Che quasi quasi me lo eviterei. Facciamoci la strada, quella normale. Però è pieno di nemici, ragazzi. Quindi andrei qua. Guarda che ho trovato. Non c'ero venuto qua nella demo. Ottimo. Qua che c'è? Mappa dei piani superiori, ottimo. C'è pure l'ufficio della Stars, che era tipo il reparto di cui faceva appunto parte Chris, Jill. Diciamo un reparto speciale della polizia. Vabbè, tanto che aspetto niente. Oh, sei impaziente, signorina, eh? Immagino che tu eri quella. Eri l'addetta alla fotocopiatrice della biblioteca. Sei con quelle ballerine, mamma mia, ragazzi. Da sparargli ai piedi proprio. Magari se la piglio. Se la piglio. Okay. A pecorina. Così mi piace. Ragazzi, questa è una serie un po' diversa, eh. Infatti, vedete, ve la porterò in maniera un po' diversa. Voglio pure un po' sdrammatizzare. Sto parlando un sacco, però è pure per alleggerirmi. Voi sapete che c'ho mezzo cuore e il mio tipo di gioco preferito. Pesce, scorpione e acquario. Non so, cioè, ragazzi, non c'ha senso che uno si deve spaventare. Però sto gioco è molto
secondo me, meno horror e più azione, vedete, enigmi. È molto vecchio stile, però lo hanno rifatto. Che c'è qua? Qualcuno? Non lo voglio. Oh, exit. Ecco. Libro rosso. Che cacchio è il libro rosso? Libro di plastica. Un oggetto di plastica a forma di libro. Sembra che un tempo fosse sorretto da una mano. Ah! Ah, quello della foto, forse? No, no, metti. Questa chiave, usa. Bravo. Bravissimo. Oh, ragazzi, abbiamo già trovato due medaglioni, sto andando veramente spedito. Che volevi, Marvin? Eccoti. Vieni. Guarda qua. Lo sapevo. Ce l'ha fatta. La conosci? Sì. Si chiama Claire. Sono arrivato con lei. Puoi raggiungere il cortile dal piano di sopra, alla est. Capito. Grazie, tenente. Grazie, tenente, ragazzi, ma questo fa una brutta fine, eh. Cioè, io lo vedo un po' marcio. Ok, ne abbiamo messi 2 su 3, come detto. Però da adesso in poi, ragazzi, sono in completa blind, perché qui finiva la demo. Cioè, la demo finiva quando arrivavi da sto tizio e gli dici, pure se la chiave la potevo già usare. Da qui, no? Posso andare? Oh. Pianta. La lascio ancora qua, ragazzi. Non mi voglio riempire di roba. Guarda qua, c'è un'altra cassaforte. Chissà che contiene la cassaforte di una centrale di polizia. Mi immagino tipo un pistolone gigante. Guida della città. Benvenuta a Raccoon City, la città che ospita la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation. È una città viva, dinamica, ben, ci frega niente. L'edificio al centro della città non è sempre stata una centrale di polizia. In passato era la sede di un museo d'arte. Ci può dare delle informazioni? Guardate come si è spenta la luce. Allora, noi abbiamo la mappa. Magazzino d'arte. Senti sti rumori, io qua la posso chiudere? Oddio! Oddio! Ok. Art room. Vabbè, ce l'ha detto che era un museo d'arte. Tac! Tesserino delle armi! Oh, questa è importantissima, ragazzi. Ci andiamo a prendere il fucilazzo a pompa. E qua? Ah, glielo metto? Attacco braccio? Tiè, ti è cascato il braccio, troppe pippette, signore. Quanto sono volgare, Mike. Ah, lo bombino, cioè, giustamente. Braccio sinistro. Non serviva a controllare, Però è bello, ragazzi, perché ci sono gli enigmi che sono un po' facilozzi, per un certo punto di vista. Però quando li fai, ti dà soddisfazione, no? Soddisfa il mio ego, sì, signore. Scettro. Controlliamolo un po', sto scettro. Che cos'è? Uno scettro con incastonato una gemma. Oh, che è? Gemma il cui valore sembra essere molto alto. E allora a questo punto, ragazzi, andiamo a indagare su questo schianto. Scendendo da qui, pure se sto lasciando un sacco di erbe dietro. Ma tanto sono sicuro che ci torno qua. Ok, qua farò avanti e indietro. Sto pollastro. Oh, Claire! Aspetta, arrivo subito! Ok! Se capirai, qui ragazzi, mi esplode tutto. Claire! Che sollievo vederti. Stai bene? Quell'elicottero è spuntato all'improvviso. Sono tutto intero. Scommetto che non hai con te la chiave del cancello, vero? Purtroppo no. Ma tu stai bene? Diciamo che sopravvivo. Ottimo. Notizie di tuo fratello? No, non ancora. Claire, non arrenderti. Sono certo che lo troveremo. Cheat! Cheat! Diavolo. Sai che significa? Sì. Ora di cena. Certo, Claire, ragazzi, sta proprio dalla parte sfigata. Non preoccuparti per me. Fai attenzione.
Claire, devi andare. Ora. Ehi, ce la faremo. Insieme. Insieme non credo. Beh, ragazzi, l'importante è che ce la faccio io. Sinceramente. Marvin, c'è un problema qui. Ecco. Sono circondato da zombie. Marvin, mi ricevi? Marvin! No, cazzo. Sai che Marvin ci ha salutato. Questo me lo prendo subito. E questo me lo prendo subito, ragazzi. Le cesoie, abbiamo visto più porte già chiuse. Pensavo, aiutala a scavalcare, ma no, non può. Allora, assolutamente, ragazzi, utilizzare cesoie e andarcene via. Ah, guardate dove siamo risbucati. Guarda, guarda. Questa è chiusa, ottimo. La pulizia. Qua. Cesoie, forza. Madonna, ragazzi, vado dei tronchesi, che è una meraviglia. Però... ah, no, sta dall'altra parte. Però andiamo all'ufficio dell'ala est. Porca miseria, la polizia. No, tu non entrare. Te lo sta buono? State fermo, fatti i cavoli tua, non entrare, che sennò qua, ragazzi... già ci abbiamo... vedo troppi poliziotti in giro. Granata stordente. Siamo a trovare un sacco di roba che sto lasciando dietro. Non vi preoccupate, mi sono sicuro che mi scrivete: ma hai creato dei brand perché sono importanti? Lo so. Sto cercando di tornare da Marvin e salvare la partita. Guardate quanta roba lascio. Devo cercare pure, ragazzi, di trovare... dispositivo elettrico, questo mi serve troppo. La manovella per il bagno. Oddio, ragazzi, sto a trovare di tutto. No, vabbè, va. L'unica cosa buona è che me li segnala. No, vabbè, ragazzi, sto rosicando a bestia. La scatola di fusibili, papà, la mettevo e ero venuto qui. Mi sa che lo devo fare, ragazzi, devo buttare qualcosa. Mi apro la porta, ragazzi, così ci posso tornare. Sì, immagino qua ci saranno più zombie che... metti sto fusibile subito qua. Forza, forza! Andiamo da Marvin, ragazzi, che secondo me sta con piede nella fossa. Marvin! Tanto, raga, non capisco se è l'ambulanza di fuori o qua. Vabbè. Per poco, ragazzi, è ancora vivo. Allora, ragazzi, io direi che dai, che per questa prima puntata di Resident Evil possa essere tutto. Io ho registrato per più di un'ora, però abbiamo trovato già la manopola con cui possiamo andare nel piano superiore qua alle docce. Vedete, attacco per la manopola e ci sblocchiamo tutto questo. Mi raccomando, supportatelo alla grande. Non so se vedrete una puntata già oggi pomeriggio. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti, amici.